Christmas lights keep shining on. I Coldplay che si cimentano con questo terreno difficilissimo, molto impervio e affollato già di grandi campioni, e c'è la canzone natalizia. Che noia! Come che noia? Che noia! La adesso tutti a far canzoni di Natale. Ma questo volevo dirti, che ci provano perché si sentono importanti, che è un, sì? po', è un po' l'esame di maturità, no? Quando un gruppo vuole dimostrare definitivamente di essere pronto per l'Olimpo dei grandi gruppi, sì? fa la canzone di Natale. Ah, quindi noi non abbiamo fatto 5-6 pezzi perché ci davi i soldi? Fatti già, no, ne avete già fatti tanti perché eravate bravi una volta. Ah! Quando eravate giovani. Quando ancora? Adesso ve le cantiamo noi le canzoni, certo, che voi scrivete o che ci fate fare, insomma. E soltanto il tempo dirà se questa canzone sarà degna di Christmas with the Yours. Ma non è che questa canzone qui, per carità, con tutto il rispetto sia per loro che per, come si chiama la figlia, Apple. E per Gwyneth, è semplicemente una canzone da toccarsi un pochino i maroni, nel senso che è di una tristezza. E poi il Natale è triste di suo. Esatto. Ricordo che Alex ha da qualche parte, magari potrebbe trovarlo anche durante i consigli per gli acquisti, un file in cui Chris Martin, qui in studio con me e Nicola, canta la sua versione del trenino, quello lì, così capirete che insomma questo è un po' il marchio di fabbrica, il suo modo di cantare. Non lo trovi, bisogna dire da quale 11:30 se tu vuoi, che Chris Martin a Natale diventa Chris Mastin. Volevo fare questa. Ci fermiamo qui, così. Ragazzi, fra 30 secondi cominciamo sul serio. Cordialmente! Sigla. Dallo studio grande di Via Massena 2 a Milano. Ecco, no, perché io lo sapete che sono comunque sempre felice di partecipare quando il vecchio Leone non c'è a Cordialmente. È intitolata Inaudito e dice: dottore, aiuto, sono muto! Dottore, sono muto! Dottore, mi sente? Ah già, che scemo. Zumpappa, zumpappa, zumpa, zumpappa, zumpappa, zumpa, zumpa. E il primo che ha risposto giusto, zumpa, zumpa, è stato in realtà il secondo, perché il primo è stato uno che ha detto zumpappa. Purtroppo non ha indovinato. E si parla di Carlo Sborretti. Vinci. Mio nonno Brianzolo, sospinto da un diesel da 150 cavalli, diceva sempre: gli spoiler posteriori integrati dimostrano grande attenzione al look. Gadula Macicabula, sciamano della tribù, sicuro che si chiami così. Ecco, lo diciamo per gli ascoltatori che si immaginavano un duetto. Natalie ci ha provato, ma poi giustamente si è piegata allo strapotere di Mangoni, per cui sì. oggi da imparare da lui, per cui penso che mi ispirerò anche alla sua interpretazione. Tornate settimana prossima con il vecchio Leone, però sappiate che se c'è bisogno io vengo sempre. Io spero che torni tu. Grazie. Spero. Guardando questo riassunto ho scoperto che sembrava Pina. Pina Daniele, è vero. Madalina è un po' Pina. Non firmo un cazzo, come dice il mio amico. Allora, buonasera amici, ciao Pino. Prima o poi ti vedremo. Com'è il titolo ufficiale quest'anno? Io ho perso il conto. Cordialmente 2010, l'anno del contatto. O l'anno del contratto, dipenderà un po' da come andranno queste ultime puntate, da qua alla fine dell'anno. Parlo con il commercialista della band. Ancora in prova. Peraltro la puntata di oggi che state ascoltando nella versione, diciamo così, normale, non la replica della domenica sera, non è quella di un giorno qualunque, bensì quella del 13 dicembre, quella che ufficialmente sarebbe anche Santa Lucia.
Santal Lucia. Esatto, che è una bevanda. Esatto. No, si diceva poco fa quando eravamo in. Mangori, tieni pronto per la sigla? Mettici dei concetti, chiedo scusa, dove consigliamo, Mangori. Esatto. Mettici dei concetti, quelli belli sono tipo ubertosa. Poi anche insubria, se ci puoi fare. Insubria. Sì, sì, un po' futurista che va molto in questo periodo. No, notavamo prima come come sia un po' scioccante per chi è abituato soltanto al 24-25 dicembre considerare i regali a Santa Lucia o a, per altri, chiaro, per esempio San Nicola. Sì, sì, per sì. Esempio, io ricevo a casa nostra, c'è l'usanza di scambiarsi i regali il 2 giugno, festa della Repubblica. Bravo, cosa vi aspettate? Degli stemmini? Dei gagliardetti, dei piccoli tricolori. La mia usanza invece è farli il 25 di aprile, perché? Giorno della Liberazione, perché mi libero delle cose di cui non me ne faccio niente. Collaboratori. Beh, tutti davanti a casa, con delle reti. Esatto. E io voglio ribadire quella che sotto io con le reti. Sì, sotto come la scena del Marchese del Grillo, che c'era lui che gettava. Com'è le che io monete, sono ricco e voi non siete un cazzo. E gettava le monete a roventi che aveva messo nel cabino. E i poveretti prendevano e si scottavano. Beh, vuoi dirmi che in classe tua a scuola non c'era uno che durante la lezione, quando pioveva, veniva a scuola con l'ombrello, arroventava la punta dell'ombrello con l'accendino e te la metteva nel culo? No, io non lo no. Mi piace, purtroppo non ho avuto che fare. Il mio compagno di classe lo faceva, mi avvicinava l'ombrello, io prendevo il puntale e ho un sacco di cose della vita. La puntala. No, vorrei condividere con coloro che soffrono un po' il periodo natalizio, così come lo soffro io, perché vado un po' in depressione, in fibrillazione, così vado un po' in agitazione. Una cosa che mi ha fatto notare un mio amico, che è questa, mio amico Massimo Spinosa, che saluto, che un giorno mi ha detto: tu devi amare il 25 dicembre, che è Natale, anche se lo detesti, perché il 25 dicembre è il giorno dell'anno più lontano dal prossimo 25 dicembre. E da quel momento diventa un po' l'antidoto di se stesso, praticamente. Da quel momento lo soffro meno. Mangoni, vai con la sigla, va ora in onda cordialmente 2010, l'anno del contatto. Sai cosa sta facendo Mangoni? Come quando alle medie facevamo i temi di italiano e ci dicevano: dovete riempire 4 fogli di protocollo. Allora ci scriveva larghissimo, così con una frase sola facevi una pagina. E intanto fin qui ci siamo arrivati. Esatto, è chiaro però. Sì. Su un'isola tra le marcite ubertose. Oh, qui mi piace. Schiavo. Dove dalla terra sgorga l'acqua e crea queste enormi marcite dove l'acqua dell'Ambro? No, è l'acqua della falda, l'acqua pulita, mica qualcosa. Il fontanile, bravo. Il fontanile fa emergere dalla terra l'acqua e quest'acqua crea delle bellissime praterie di erba. Lascialo lavorare. 4 fogli di protocollo, però abbiamo tempo fino alle 11:30. Lascialo lavorare. E queste praterie d'inverno sono coperte dalla nebbia e non si vedono. C'è il rumore della nebbia. C'è la nebbia, esatto. Cavi elettrici, sai che c'è la nebbia, ci sono i cavi elettrici, sempre questa elettricità. Ebbene, in mezzo a queste marcite c'è un'isola. Sì. Ah, sì? E qual è quest'isola, uno dice? Non lo so. Impossibile, un'isola sulla terra. Quest'isola è Milano, perché Milano è sulla terra ferma, non è sulle marcite. L'insubria, mettici dentro l'insubria. L'insubria, va bene. Milano, la capitale dell'insubria, anzi piazza insubria. Mediolanum, piazza insubria. Piazza insubria, sì, ma dov'è? È nella zona sud di Milano. Ma lasciatelo lavorare. Ebbene, su un asse che dal Sempione arriva fino in piazza Duomo, lì un po' attaccato, adiacente, c'è un bel palazzotto, anni 70, ma con una sua dignità architettonica. Bravo. Recentemente anche restaurato, almeno per quello che riguarda gli infissi. Dai. Esatto. Ignifugo adesso. E comunque sempre restaurato dentro. Sì, bravo. Ecco, in questo palazzo ci sono tanti piani, dove ci sono tanti uffici, tanti studi, da dove emerge una bellissima onda acustica. In uno cordialmente 2010, l'anno del contatto. Grazie Mangoni.
A me è piaciuto. Marco, da un paio di settimane, sì. Settimana scorsa abbiamo fatto festa, quella prima ho fatto festa io, volevo sapere, c'è qualche altro gruppo d'ascolto che si è formato recentemente? Perché vero, mi è rimasto nel cuore il gruppo di ragazzi veneziani che ascoltavano Costeggiati con la macchina. Non ci hanno dato più notizie, anzi dateci loro, notizie. Magari dateci anche notizie. Altri come loro, fatevi sentire. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. The city I live in, the city of angels. Under the bridge downtown, is where I do some road. Under the bridge downtown, I could not get enough. Under the bridge downtown. L'album di cover di Carlos Santana contenente alcuni capolavori come Culotta Love, come While My Guitar Gently Weeps, come questa Under the Bridge. Pare ci sia anche una cover di Spalman, sempre sì, all'interno dell'album di Santana. Prego. Non no, dico che è bella la vita così. Il mio sogno è telefonare e dire: mi mettete giù la base di 10 pezzi, chiama 10 cantanti, io passo, poi in un'oretta faccio un po' di sfisi. Carlo Santana si può anche perdonare dopo 40 anni di. Colorata carriera, insomma. Di, vabbè, noi abbiamo avuto la solita esperienza sì, di Carlo Santana, ma a me piace ricordare di Carlo Santana che è l'unico che può portare con reale disinvoltura la maglietta Carlo Santana. Esatto. Lui aveva sulla maglietta Carlo Santana, che è una cosa meravigliosa. È vero, è vero. E aveva che anche... però si vede un po' di meno ultimamente, era un po' tipica di un certo periodo, no? Con il logo Santana. Sì, ma anche Vasco porta le sue magliette. Col triangolo, sì. E poi aveva anche il mocassino alla Michael Jackson, con la calzina bianca. Michael Jackson Carlos, rigorosamente. Carlos. Allora, nonostante non ci sia in studio questa sera il suo abituale portavoce, Ermes Palinsesto è riuscito ugualmente a farci recapitare le poesie ermetiche. Non so in che maniera ce l'abbia fatta, ma io ho trovato qua sulla scrivania appunto una specie di pergamena. Con quattro cose che ora vi vado a leggere. Io so che c'era una centralista stamattina che si tirava fuori degli ovuli. Non so. Sei a Malpensa quando ti sorprendono. vorrei fare. Perché stavo pensando che ci sono due modi per tirare fuori gli uomini, forse anche più di due o tre, qui mi fermo. Beh, c'era, posso fare una piccolissima digressione. C'era anche la pipì, c'era questo. Vado a tirare fuori gli uomini. No, c'era questo servizio fotografico su Repubblica Online dove facevano vedere che alla presenza del ministro Maroni veniva inaugurata questa saletta a Malpensa nella quale si fanno le radiografie a quelli sospettati di essere corrieri della droga per vedere se hanno gli ovuli e poi facevano vedere tutti contenti vicino al cesso nel quale fanno sedere i sospettati mostrando la vaschetta che raccoglie il prodotto che però viene automaticamente lavato per poi essere consegnato agli inquirenti. Pensa che avrà inventato questa macchina. Che mestiere fa tuo padre? Fa i gabinetti che lavano gli ovuli. Estratti insomma dai. Ma posso dire l'avranno collaudata un giorno, quindi avrà detto uno senti fai anche. Allora, poesia ermetica, la prima si chiama L'imperatore in giro per Roma. Cesare, ascolta, la plebe chiede sesterzi. Sì, ho messo anche la freccia. Hermes, un po' desueta. Dolce casa, nella casetta londinese della coppia gay, un quadretto con scritto Homo sweet homo. Bello. Molto natalizia. E ora ecco voi le poesie di un discepolo di Hermes, Tommaso da Firenze, detto anche Nate. Pulizie nelle Ande, o uomo delle Ande, il lavandino andrebbe pulito subito. Lava, Andino. Porca miseria, bella. Insomma, dai, sono discepoli. Silence, ragazzi. Please, bravo. Silence, please. Lezione di tiro con l'arco. Enrico Ruggeri insegnava alla moglie come tirare con l'arco. Le disse, devi guardare il centro del bersaglio e scoccare la freccia. E Andrea mirò. Ho telefonata, però ci sta. Bella. Questa è molto Andrea Mirò. Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on. But I know he feels like a boy should feel. Isn't that the point? That is why I want a coin. Voice saying that he loves me, but he's thinking.
the point. That is what I want. Aventa, non vale. Sirtaki. Sì, un pochino il finale. Erano le Dresden Dolls con Coin Operated Boy. Un po' di gruppi di ascolto che hanno chiamato. Un po' di gruppi di ascolto che hanno chiamato. Saluto il gruppo d'ascolto singolo per eccellenza, la nostra amica Manu. E poi saluto anche il gruppo di odontotecnici che stanno ancora lavorando, che non è esattamente un gruppo d'ascolto nel senso convenzionale, però di cosa fatto. Fanno a quest'ora? Stanno ancora lavorando, finendo gli ultimi impianti. Stanno facendo gli apparecchi dei bambini. Sì, le bravo, le protesi, che ne so, i ponti. Bisogna capire di dove sono perché sono sempre utili. Appena Paolo me lo riscrive te lo dico, ti do anche il numero e l'indirizzo. Certo. Saluto Silvia che dice: ciao, sono Silvia, vi presento il mio gruppo d'ascolto formato da me e dai miei pensieri ingarbugliati. Va bene, tortuosa. La diamo buona. Ok, va bene. Gruppo d'ascolto rigorosamente da solo in un parcheggio, fa un cazzo di freddo. Alessandro da Brescia. Alessandro, cosa fai da solo in un cazzo di parcheggio? E poi Leo in viaggio da Milano a Motta Visconti. Ciao, io e la mia ragazza vi ascoltiamo all'uscita da scuola, dove i ragazzi vendevano i libri. Era una canzone di scuola, i ragazzi vendevano i libri. Giardini di marzo. Porca miseria, allunghiamo il giro apposta per sentire tutto il programma. Quindi scuola serale. Si fa ancora, che anch'io ho fatto tanti e tanti anni fa. Siamo in attesa di collegarci con il cantante Elio. Speriamo di riuscire a rintracciarlo subito dopo la pubblicità. Nel frattempo, spuntino, qualcosa da mangiare. Io vorrei chiederti: in qualche modo ti è di incoraggiamento e di sprone il fatto che siamo in meno e quindi ti devi produrre di meno? Ho pensato qualcosa da consumare insieme adesso. Non so, vabbè, intanto vado a fare un giro, ci pensi tu Mangoni? Vabbè, da solo, scusate. Cordialmente mi ricordo quel Natale passato a Fort Massena. All'improvviso arrivarono quei diavoli dei Busi Rossi e scotendarono Linus e giù tutti a festeggiare. E dopo tutto questo scotennare non ci resta che correre, nuotare e pedalare. Nulla da temere, uomo, solo un Natale Iron Man da festeggiare. Laggiù nel Massena, tra mandri e cowboy, c'è sempre il presepe più bello che vuoi. Gesù Bambinello, Giuseppe Maria, la stella cometa che lascia la scia. Si dice che accada un gran bel cataclisma, sono tutti felici, si tratta di Christmas. Già so di lontano un sonaglio da slitta. D'accordo straniero, ti do questa dritta. Le vedi nel canyon a un tiro di schioppo, le magiche renne lanciate al galoppo. Le guida un ciccione di grande carisma. Sì, è Babbo Natale, anzi no, è Babbo Christmas. Ok, sarò stato anche un poco cattivo, ma dei tuoi regali non rendermi privo. Se no le tue renne trasformo in bistecca. Per cui, caro babbo, non fare cilecca. Di fogli in A4 ne ho usata una risma per scriverti la letterina di Christmas. Lo dico anche a nome dei 56 fantini del disco di Radio DJ. Su via, non guardarci con l'occhio sghimbescio. In fondo noi siamo One Nation, One Station. Lo dice anche un vecchio famoso aforisma. Natale alla radio sarà un Happy Christmas. Saremo anche sporchi pendagli da forca e ok qualche pupa la faccia da porca, però sotto il vischio si baciano tutti, poi c'è lo sfumante, la gara di Rutti. Nell'aria il profumo di neve si isma, sarebbe si usma, ma è per fare rima con Christmas. Da Tucson e Paso, Fortalamo inclusa, passando da Sondrio, Bologna, Ragusa. La notte accarezza di candidi fiocchi, bamboni e bambini che sgranano gli occhi. Si inganna l'attesa col gioco del Christmas. Si tratta di ore, fra un po' sarà Christmas. Qua giù è tutto pronto, si fanno tutti belli, non più scazzottate, sospesi duelli. Il bue e l'asinello respirano piano. Gli indiani e cowboy che si danno la mano. La stella cometa ha la forma di un prisma. Non c'entra una mazza, ma almeno fa rima con
Christmas. Christmas. Sia gloria nei cieli e pace da noi. Guardando le cose col senno di poi, se dal paradiso Sandrina e Raimondo vedessero un Babbo Natale rotondo sorridere a un bimbo nella mangiatoia, direbbero forse: che barba, che gioia. Mi piace questa atmosfera così natalizia, perfetta proprio. Non c'è una sola nota che sia fuori posto. Porca! Pallagoni! Vai! C'è ancora un 30 secondi, però c'è giusto la chitarra elettrica, sì, direi che potremmo anche sfumarla. Senti, senti come canta. Questa è la canzone di Natale 2010 di Radio DJ, erano i Gringo Boys con Christmas. Come sapete, benissimo, grazie. Bene. La partenza c'è un po' di sdoppiamento di persone, non so se c'è la un grappa. Po' di delay. Dicevo, la partenza è sempre molto morbida, si passa un paio di volte l'8 di dicembre, poi si passa un po' di più nei giorni successivi, poi arriva la settimana precedente a Natale, cioè questa, e la si passa ancora di più, fino a che c'è proprio l'apoteosi con gli ultimi giorni in cui si mettono anche le canzoni vecchie, ma si mettono anche altre canzoni nuove fatte apposta per il Natale, sì. Alcune le avete già sentite oggi e alcune le potremmo anche sentire nelle prossime ore. Per esempio, questa è la canzone sulla quale c'è ancora il massimo riserbo. Sì. Adesso io chiedo un po' al pubblico, che cosa ne dite? È abbastanza natalizia? Inizia oppure no? Ficca, ficca, ficca. Potrebbe essere il puntare dell'albero. Allora, la canzone si intitola A me mi piace ficcare, Sabrina Musiani. C'è chi dice che è sbagliato, quel che faccio non si fa, nella privacy degli altri è vietato a s'intrigare. Io non amo giudicare, solo Dio che sto o fa. Amo solo curiosare, che è diverso a mormolia. E qui mi mormolia. Curiosa, sono una curiosa. Per meglio, una ficca a naso. Ah, a me piace ficcare, ficcare il naso dappertutto. Ficcare per conoscere tutto. Ficcare fino a farmi stancare. Ficcare finché forza modà. Volevo sentire il parere di un ascoltatore illustre che forse diamo in linea. Pronto? Sì, pronto? Sì, ingegnere, le volevo chiedere, yeah, cosa ne pensa di questa canzone natalizia? Canzone quale? Quella del ficca? Quella del ficcare, sì. Bella, bella. No, ottima. La trova bella, adatta per il periodo, è un po' fuori luogo. Sei Linus? Sì, sì. Ma cioè Linus in onda, tipo? Linus in onda, tipo in onda per radio. Sei Elio? Ma io sono Elio. Poi Elio! Elio! Scusa, ma cosa sta accadendo? Come mai mi chiami all'improvviso? Ti chiamo perché questa sera non sei venuto qui a fare il programma, allora io mi sono un po' preoccupato, ho chiamato tutti i tuoi pareri. Scusa. Ma è lunedì? No, ma sono già le 10. No! Ma dove sei? Non mi sono accorto dell'ora, Linus. Scusa, Linus. Scemo, cosa stavi Linus facendo? Linus? Sì. Oh, scusa. No, è pazzesco. Dai, per una volta. Mi una volta ho messo a fare l'albero. Quando ti intrippi l'albero. Quando metti tutte quelle palle? Sì. Niente. È arrivata l'ora. Adesso solo che se parto adesso arrivo. No, fa niente, per una volta ti perdoniamo. Ma l'hai finito almeno l'albero o no? No, sono circa metà. Sono dietro dalle 4:30. Ma i bambini ti hanno disturbato, hanno rotto le palle nel senso dell'albero oppure ce l'hai fatta? Le hanno rotte proprio. Sì, sì. Visto che se gli dai le palle quelle morbide non le guardano. Bravo. Se gli dai quelle lì invece fragili, appena capiscono che si possono rompere, le rompono, insomma. Capo! Capo? Sì. Ciao, sono Rocco Tanica, il tuo ciao, il tastierista, ti ricordi? Italia, sì. Almeno tu, insomma, dell'universo. Sì, guarda, non so come chiedervi scusa. Ma vai tranquillo. Non ti preoccupare. No, guarda, io avevo invece una domanda, che è questa. Capo, quando è che torneremo a fare brani come A me piace ficcare di Sabrina Musiani? Perché ultimamente siamo un po'... Cosa dici? Un po' molli. Sarà sempre troppo tardi. Porca miseria. Perché sono...
sono troppi anni ormai che gli Elio e le Storie Tese non fanno più brani del calibro di A me piace di ficcare. Ma dici che abbiamo ancora delle speranze oppure ormai siamo destinati a fare il revival? Anche perché un'ora fa circa, mentre ero dietro a fare l'albero, sì, ho ascoltato il nuovo pezzo degli Human League. Sì. Ah, sì? Ho fatto un pezzo gli Human League dopo 40 anni, penso che anche noi di Elio e le Storie Tese possiamo fare un brano come A me piace di ficcare. Senti Elio, vorrei tornare per un secondo sull'albero. Sai che ci sono diversi stili, no? Cioè sì, gli stilisti li fanno tutti di un colore, monocromatici. Sì. Ce l'hanno che mi vanno tutti d'oro, tutti rossi. Il tuo com'è? No, io prendo l'albero quello tutto bianco. Ah, urca. Quello orrendo, quello. Sì, meno male che l'hai detto. Con le palle esclusivamente di sull'argentato, ecco, color argento, con la stella in alto, e sotto all'albero metto albero finto, chiaramente. Sì. Sotto all'albero metto un vaso di terra finta. Buono, ah, bello. Beh, sempre meglio che di terracotta, sì, comunque. Sia un albero vero, bianco, alpino. Bello, mi piace capo, vengo a passare il Natale con te e i tuoi cari, va bene? Guarda, io ho collocato 4 o 5 sedie proprio per accogliere. Ah, intorno all'albero? Certo. Se voglia, Linus, se anche tu vuoi. Ma sì, se tu permetti, insomma, ma c'è il camino di fianco anche o no? Sì, finto. Finto, tutto finto. Finto. Io vengo, capo, mi prenoto una sedia mia. Ecco, esatto, e la sola cosa vera che ho in casa è il presepio. Quello è vero. Ah, ci sono le persone uomini, proprio. Ah. Uomini veri. Bello. Beh, vale una casa grande, no, quindi. No, perché oramai faccio da 15 anni, eh. Uh-huh. E chi fa il bambinello? Funziona, c'è proprio un bimbo affittato. Un professionista, un professionista, tipo uno di un'agenzia. Che non soffre il freddo. Da 15 anni, eh. È uno che resta bimbo, insomma. Bello, vabbè, bello, bello. Elio, lunedì prossimo, però metti la sveglia, mi raccomando. Lunedì prossimo, guarda, te lo giuro, fisso già fin d'ora. Sì, sì. Ti giuro che sarò puntuale. Anche perché ti ricordo che lunedì prossimo è l'ultima puntata prima di Natale, poi c'è la lunga pausa natalizia, mica vorrei mandare i tuoi ascoltatori in vacanza, Linus, senza salutare, guarda, sul serio. Guarda Linus, sì, guarda, sinceramente scusami, Linus. Ho capito, va bene. Proposta. Ma da quando è diventato così premuroso? Ultimamente così. Sì. Signore del mega Earth, ti prego, perdonami. Capo! Linus, in nome di Marconi, ti prego, non trattarmi male. Secondo me è sincero. Capo, ascolta, allora ci vediamo giù in diretta radiotelevisiva dopodomani. Ah, già, giusto, esatto, a Roma. Ma non si ricorda più niente, è un ambito completamente artista. Parla con me, no? Sì, sì, ci vediamo giù in televisione, dai. Senti, capo, capo. Giusto? Capo. Dimmi. Ti ricordi che mercoledì esce il cofanetto di Elio e le Storie Tese, prima parte con la Gazzetta. Con la Gazzetta? Sì, sì. Scusate, cosa c'entra con la Gazzetta un cofanetto degli Elio e le Storie Tese? C'entra, c'entra. Non l'ho prenotato. Non l'hai prenotato? Cavolo, no, ti do il mio, ne ho presi due. Ciao Elione, ci vediamo lunedì prossimo. Porca troia, non l'ho prenotato. Ciao. E si vede che è. Sentiamo se ancora il telefono, mica si è accorto, abbiamo messo giù. Dimenticato di andare in radio, dimenticato di fare il. Kids Don't Stand the Chance, questa è Radio DJ, cordialmente 2010, l'anno del contatto. Mi ha fatto un po' impressione, Elio, eh? Sai come quando rivedi un tuo amico dopo tanto tempo e lo trovi un po' andato? Sì, che ha perso un po' colpa. Oppure semplicemente un po' più riflessivo, come le grandi rockstar che poi vanno in campagna, coltivano. Sì, 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 sì. Volevo salutare un po' di gruppi di ascolto libero, per esempio saluto questo gruppo che si ascolta da San Sebastian in Erasmus, un gruppo di ascolto spagnolo praticamente. Stavo cercando il nome, ma non lo trovo. Come? Il tuo Black Ops. Ah, è vero. Puoi regalarlo a loro. Il mio Call of Duty. Call of Duty spagnolo. Diciamo, Linus ha un problema perché gli hanno regalato Call of Duty, ma è parlato tutto in spagnolo. E non fa impressione per niente. Chiaro matarte. Chiaro matarte. Col fusilone.
Ciao dal gruppo d'ascolto di Bruxelles, dice Vito. Vi saluta anche mio figlio Elio, che vi ascolta da quando aveva 2 giorni, ergo la puntata del 26 aprile 2010. Ciao Elio, ciao Bruxelles. Ma il titolo di messaggio migliore va a Stefano, che dice: ciao ragazzi, per la prima volta vi vedo in TV. Siete grandi semplicemente, perché in questo momento su DJ TV c'è la replica di DJ Chiam Italia. E lui sarà triste perché nessuno gli risponde, perché vede che di voi là rispondete, tu e Nicola, tutti gli altri, ma non sì, a lui. Sì, sì. Poi questo sarà uno di quelli che incontrerò nei prossimi anni, mi dirà: ti mandavo un sacco di messaggi e non me li leggevi mai. Va bene, ci stiamo avvicinando a passi lunghi al Natale, quindi è il momento di parlare anche di film che escono per il Natale, e quindi la rubrica è questa: va ora in onda, va ora in onda Cine Panettoni Natalizi. Che passione! Film di Natale, film sul Natale e Natale sui film. Carrellata delle produzioni che invaderanno gli schermi nel periodo più bello dell'anno. Oh yeah. Questo, cioè, il Natale. Natale scorreggione. Cast: Massimo Boldi, Sabrina Ferilli, Enzo Salvi, Enrico Brignano, Deborah Caprioglio, regia di Neri Parenti. Il primo Cinepanettone 2010 è questa commedia sexy con Massimo Boldi, primario di urologia alle prese con la moglie Nuccia, affetta da meteorismo. La moglie è Enrico Brignano. Nuccia vuole trascorrere il Natale a Courmayeur per fare invidia alla sua amica nemica Lucilla, che è Deborah Caprioglio, che è povera ma molto più bella e scorreggiona di lei. La disputa fra le due ha il suo apice in una sfida di scorregge sul Monte Bianco, interpretato da Enzo Salvi. I peti provocano una slavina che travolge tutto il cast, tratto in salvo da una muta di cani da soccorso che libera tutti dall'abbraccio mortale della neve a forza di scorregge, cioè i cani. I cani stessi, cioè, spazzano via la neve scorreggiando, si spongono con la testuggine romana. Vedete che fa ridere il Cinepanettone, tutti a dire che merda, tutti a fare l'idromassaggio nella grolla valdostana con le bollicine fatte con le scorregge. Migliore battuta del film: oh, andiamo da scorreggia, prot. Oh, scusa, l'ho fatta vestita. Deborah Caprioglio. Lì è Deborah che dà il suo massimo. Salutiamo Deborah, che io amo sempre e che ho ammirato ultimamente come madrina del nuovo partito di Pionati. Come si chiama? Nuovo Centro per l'Italia. Con l'inno cantato da Pionati. Mi sono perso la cerimonia. Vacanza di Natale in Polonia. Sapete che ormai hanno fatto praticamente il giro del mondo, Sudafrica, New York, a Miami, in India. In Polonia, cast: Christian De Sica, evidentemente, Belen, evidentemente, poi Massimo Ghini, Michel Unziker, i Fichi d'India, regia di Fabio Vanzina, che è un altro fratello. È il figlio. Esordio, ecco qui, dietro la macchina da presa per il giovane primogenito dei fratelli Vanzina, figlio quindi, Fabio. Figlio dei fratelli. E non vogliamo sapere come è stato generato. Di soli 11 anni. In questa divertente commedia degli equivoci, Christian De Sica è Giacobbe, astronauta in pensione che vuol far credere agli amici di poterli portare sulla Luna grazie alle proprie conoscenze alla NASA, che è interpretata in questo caso da Belen. La NASA. In realtà è rovinato dai debiti e organizza un pullman per Varsavia spacciandolo per un'astronave interpretata da Massimo Ghini. Il maldestro inganno viene scoperto all'altezza di Breslavia, che il povero Giacobbe tenta di spacciare per Bresaola. A questo punto tutti dicono: oh, ma che ci stai a coglionare? Vedi sti impunito. Il malcapitato Giacobbe viene travolto da un bombardamento di scorregge dentro il casco. Sì. Cioè lui è lì col casco, glielo aprono un po' e gli scorregge con il casco. Vedete che fa ridere il Cinepanettone. Valentina fa dunque ritorno a Roma e si consola andando al cinema, andando a vedere un Cinepanettone con Michel Unziker, interpretata da Bruno dei Fichi, e i Fichi d'India, interpretati da Max dei Fichi e da Michel Unziker. Miglior battuta del film, che è un dialogo poi fra Belen e Christian De Sica: oh, sto motore c'ha qualcosa che non va, devono essere guarnizioni. Aspetta, mo te guarnisco io. Sono tutte credibili. Bellissimo. Vado, io vado. Forse per la prima volta vado al cinema. Anche io vado a vedere il Cinepanettone. Continua la sequenza di canzoni dedicate a quelli che in discoteca ci andavano tanti anni fa. Poi sono rotti le palle, vogliono risentire le canzoni di allora, ma con tanto volume, ma con un ritmo più morbido. Sì, anche perché queste sono discoteche per anziani. Bravo, 25 anni dopo ritornano gli Wham.
tendenza musicale è particolarmente accetta anche dai cantanti che vengono riproposti, perché 25 anni dopo non è che uno c'ha la stessa energia di quando cantava le canzoni di un tempo. Poi George Michael ultimamente, insomma, fuma una vita po', complicata, sì, entra e esci di galera. Tranquillo tipo, così tra strofe e ritornello ha tempo di rollarsi una canna e di fumarla durante è lo stesso discorso che dicevi a Mangoni del testo scritto largo. Sì, fai 5 pezzi, certo, e tirato a casa un concerto. Normale, ci stanno 15 canzoni, di queste ne bastano 4, 5, esagero proprio. Allora, gruppi di ascolto come se piovesse, per esempio Francesca con il suo gruppo d'ascolto singolo dalla Svizzera, anzi dalla fredda Ginevra, -3. Saluto anche un altro amico di Erasmus, cioè l'ascoltatore Carlo di architettura da Copenaghen, quindi siamo ascoltati un po' dovunque. Vorrei chiedere all'ascoltatrice svizzera di Ginevra che cantone è, in che cantone è Ginevra, e vorrei chiedere se c'è qualcuno del cantone Nidwaldo, se ci manda un messaggio. Nidwaldo. Se c'è Nidwaldo. Molto bene. Nidwaldo. Gruppo d'ascolto formato da me che guido l'autobus e tutti i passeggeri che trasporto in giro per Bologna. Ciao da Tony, appunto bolognese. Ciao Tony. Ciao, di ritorno da Monte Carlo con un figlio di 3 anni che dorme e addosso cane di 4 mesi, dopo aver imprecato perché il colle di Tonda era chiuso senza segnalazione. Ciao da Dario. Ciao Dario. Gruppo d'ascolto single ancora con Vittoria, alla 35esima settimana di gravidanza, mi pare di capire, in macchina per andare a consegnare una pratica a Vignate, quindi non lontano da Milano, da protocollare domani mattina. Chiara, e chiudo con il gruppo d'ascolto Apulo, e cioè dalla Puglia, composto da Simona, Antonio e Meg, che però ci ascoltano in maniera messenger, cioè ognuno da casa propria commentando in chat quello che stiamo facendo. Bravi, mi piace. Ragazzi, il futuro è già arrivato. Il futuro è già qui. Non ho capito se colei che è alla 35esima settimana di gravidanza sta andando anche in macchina a Vignate. Ah, pensavo che fossero due diverse. No, sempre lei. Sempre lei. Brava Chiara. Energia. Ginevra è nel canton Ginevra. Ah, bene, basta. Così dicono, così certifico. Sono un po' deluso. Com'è che era il tuo cantore? Nidwaldo. Cordialmente 2010, l'anno del contatto, questo era Paul Simon che ha rifatto contatto finalmente, abbiamo spelato un po' i fili sulla sua testa e rieccolo qua, la canzone natalizia, eccolo. Anche se un po' diversa dalle altre, si chiama Getting Ready for the Christmas Day. Questa è Radio DJ, si moltiplicano i saluti da ogni parte d'Italia, oso dire del mondo. Gruppo d'ascolto singolo formato da me sul Gatto delle Nevi a spasso per le piste di Falcade. Ciao da Thomas. Bravo. Che bello, cosa sta facendo? Sta preparando la pista. Sta battendo le piste per domani. E c'ha la radio dentro. Certo. Matteo dalla industriale Rotterdam e il suo portatile, dice, poi perché gli olandesi non sono dediti all'amicizia. Aspetto che Mangoni mi ispiri con una sua canzone mentre faccio un progetto di architettura. Quale canzone canterai, Luca, dopo? E dopo ci sarà un medley, realtà. Una bella medley, va bene. Ciao, gruppo d'ascolto singolo, sul camion anch'io, destinazione Vignate. Massi, che trovatevi. Sta andando incontro a Chiara, quella incinta. Qui si fa un po'. Ciao da San Diego. Vi ascolto mentre rivedo contratti di lavoro, Massimiliano, e chiudo velocemente con. Scusami, Massimiliano, pensavo che era San Diego che ci scriveva. In persona, sì, no? Da San Diego. California, Svizzera, Copenaghen, tutto ciò che volete, ma il mio gruppo da San Nicandro, dal mio letto, dove lo mettete? Numero 1. San Nicandro, certo. Controllato, Puglia, ce ne sono due, credo, uno sul Gargano, uno un po' più in là, ma siamo sempre nella zona Appula, giusto Vangoni? Apulia. È il momento del documentario. Di cosa parla esattamente questo documentario? Parla di gigantesche strutture, in particolare di una gigantesca struttura a cui noi tutti dobbiamo molto. Ah, intendi forse quella gigantesca struttura? È una delle meraviglie dell'ingegneria moderna. Un'immensa diga idroelettrica in grado di generare più energia di qualunque altro sistema del pianeta. Per costruirla è stato necessario bloccare il corso di uno dei fiumi più grandi del Sud America. Migliaia di ettari di territorio selvaggio e decine di migliaia di cazzi sono scomparsi per costruire il bacino della diga. 40.000 operai hanno dovuto sfidare la potenza della diga, temperature disumane e la minaccia costante di diga. C'erano tutte le premesse per un disastro.
La costruzione della diga richiede 7 anni, ma la conquista avviene a un prezzo enorme. A un certo punto, il fiume è sgorrato da un'immensa costruzione, la diga di Itaipu. È la diga più potente del mondo. Produce 90.000 gigawatt di energia all'anno, una quantità sufficiente a illuminare una città come Londra per più di 4.003 anni. Si estende per 7 chilometri, 2,5 volte il Golden Key Gate. Ed è alta, come un cazzo di 65 piani. Contiene una quantità di acqua pari a 400 volte l'area di Central Park a New York. Quest'acqua viene immessa nella diga sotto forma di una gigantesca cascata artificiale per produrre energia elettrica. La costruzione di questa gigantesca struttura esige un esercito di 40.000 operai e $20, quasi 50 volte il costo del cazzo di 65 piani. No, rido perché mi rendo conto che quello che ho imparato a scuola non serviva a niente. Cioè, io sono anche perito elettrotecnico, ma la figawatt è la che me l'hanno insegnato. Cioè, potessi avere io un figawatt di potenza, che ci fai? Ma infatti si diceva un po' che sa di pila. Più attento. È vero, di pila un po' scarica talvolta, un po' più carica. Mi ricordo una bellissima canzone di Celentano che parlava di un albero di 100 piani. 30 piani. Che invece c'è un albero alto. Dunque, questo è un cazzo alto 64 piani. Quindi vuol dire qual è l'altezza media? 64 di un per 3, 20. Sì. 64 per 3, 6 per 3, 18, 200 metri. Un cazzo di 200 metri non è male, quello. Però anche ma perché sono spariti poi i cazzi intorno all'inizio? Me lo chiedevo, secondo me è una questione di poteri forti. Di assorbimento di energia. È vero. Come davano fastidio un po', sai come succede in Amazzonia? Sì, che ci sono gli indios. Allora... Ma come diceva la famosa canzone, tu l'Amazzonia la vuoi dare a me. Bravo. Comunque il Golden Figate è una delle mie mete del futuro. Peraltro questo documentario ne ricordo un altro che potremmo anche riascoltare nei prossimi minuti dopo la prossima canzone. Che parlava sempre dello stesso argomento. Sì. Un anno fa, 2 anni fa, insomma, una non solo visto su. Figa dovete. Sì, un'altra. Sì, su. Discovery Pussy, devo averlo visto. La provincia di Lecco, da dove ci ascolta Jerry, che sta programmando in Bash. Cosa vuol dire? In Bash, in cespuglio, è dentro un cespuglio. Non so se è un linguaggio digitale. Allora in un cespuglio. Ciao Linus, ciao Eli, questo è il gruppo di ascolto singolo da Doha, in Qatar. Vi aspetto soltanto che finisca la trasmissione per andare a letto, che fra 4 ore sono di nuovo in giro. Ciao da Nicola da Torino, che ora appunto è in Qatar. Ciao giovani, saluto la gruppo d'ascolto singolo da Philadelphia, Pennsylvania, Francesca e Mariah, cioè la sua rana. Ciao da San Diego, un altro che si chiama Matteo, che sta lavorando sul nuovo Boeing, sono le industrie aerospaziali da quelle parti. Non si può tenere la radio accesa quando sei in aereo. Anch'io gruppo d'ascolto singolo da Ginevra, mi sono appena trasferito qui per un dottorato di ricerca, quindi gli ascoltatori di Cordialmente sono sparsi veramente per tutto il mondo. Chissà se c'è qualcuno che ci sta ascoltando dal posto di controllo di una qualche centrale elettrica, sai quelle di fianco alle dighe? Sì, ho presente quelli lì. Quello a cui dedichiamo il prossimo documentario, che è un po' il fratello maggiore, insomma, il precursore di quello che abbiamo appena ascoltato. Parla sempre dello stesso argomento. Nei caldi giorni estivi il fiume trasuda una particolare magia. Ma la ragione di questo fenomeno è tutt'altro che incantevole. A pochi metri dal parco nazionale, una grossa diga interrompe il corso naturale del fiume. Sin dagli anni 30, 160 milioni di metri cubici d'acqua vengono racchiusi dietro questa diga alta 160 metri. Quando fu realizzato il progetto, questa diga era la più grande dell'epoca. Quando è necessario, viene rilasciata. 2 volte al giorno, nei picchi di domanda di diga, un torrente emerge dalla diga artificiale e si riversa nella diga nazionale. Nel giro di pochi minuti, la diga sale drammaticamente. Nelle sezioni più ampie della diga, l'acqua straborda
ma nei punti più stretti il livello sale circa di un metro. E il tranquillo fiume si è trasformato in un selvaggio fiume di figa. Ma è ancora un po' maldestro. Sai che è sempre interessante sentir parlare di questi argomenti da chi li conosce da vicino, chi ha avuto la visione, diciamo, della diga da vicino. Bravissimo, hai citato. Questa si può dire che era bagnata senza senza incorrere. Diciamolo, a me di lui che racconta piace molto la coerenza, il fatto che quando pronuncia la parola fatata sì? ha sempre lo stesso tono nei momenti di maggiore domanda di figa. Perché lì tu hai mai visto quel telefilm che si mai chiama visto la figa? Da vicino, quel telefilm che si chiama Lie to Me, sì, con certo, Tim Roth, certo. Che è uno che capisce, insomma, dal voto, dall'espressione, dalla gestualità, se uno sta mentendo. Evidentemente quella parola lì a quella persona lì lo manda un po' in sbattimento, sì, sì, ogni sì. volta che la nomina, tac, c'è un riflesso involontario. Tu pensa che inferno vivere con Tim Roth, di cristallo, che ogni cosa ti rompe i coglioni. Ah, lì avevi la palpebra che è rimasta immobile. Allora, BASH, acronimo per Born Again Shell, è una shell testuale del progetto GNU. Scopo ultimo del progetto GNU è la creazione di un sistema operativo completamente libero, chiamato sistema GNU. E tutti quanti noi abbiamo fatto la figura degli GNU-ans. Finalmente. Tra poco parliamo di idee regalo per i regali di Natale. Bene. Tra poco. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Arrivata come giovane cantante inglese, ora non più giovanissima, ma affermata cantante inglese, questa era Adele con Rolling in the Deep, cioè rotolando giù nel profondo. Cavoli, mi evoca momenti di bacini idroelettrici e di gigantesche strutture. Adele che appartiene alla categoria chubby, te lo dico così in confidenza. Chubby, bene, pensavo fosse Bushy. Come Checker, tra l'altro. Anche Checker era un po' chubby. Sì, chubby era molto Checker, bravo. Infatti lo chiamavano così. Perché era un pochino sovrappeso. Allora, prima di chiudere e prima del karaoke, anzi del best karaoke di Mangoni, è il momento appunto della promessa, e cioè i consigli per le idee regalo per Natale. Va ora in onda idee regalo per i regali di Natale, più desiderati da chiunque in occasione del Natale 2010, una festività sottovalutata da tutti, che un giorno chi l'avrà sottovalutata se ne pentirà, ma sarà troppo tardi. Conduce Linus. Grazie. Ah, come se ne pentirà chi lo sottovalutò. Il cofanetto Blu-ray completo difettoso di Star Wars è un consiglio per Natale, è un'idea che noi vi proponiamo, poi sta a voi accettarlo o meno, insomma, che contiene per sbaglio anche il cofanetto di segretarie anali e un iPhone, ma se vuoi hai tenuto lo scontrino, te lo cambiano con il cofanetto giusto, senza segretarie anali e senza iPhone, ma devi pagare 19,90 euro per lo storno. Io quindi però tengo difettato. Vabbè, ci sono quelli che onestamente dicono: guarda, me l'hai dato sbagliato, io ti ridò, certo. Però devi pagare. Allora, altra idea regalo interessante, una iniezione di fiducia fatta in un ambulatorio ottimista specializzato in iniezioni di fiducia. La puntura te la fa il medico, evidentemente, di fiducia. E domani mattina ne fanno tante. Ne avremo bisogno. Una Repubblica Sovietica, per esempio il Kirghizistan, 19,90 euro. Se prendi l'offerta Kirghizistan All Inclusive, ti danno anche una cena omaggio con Emomali Rahmonov, il capo di stato del Tagikistan, sì. Però devi lasciargli una mancia in somoni, la valuta del Tagikistan, un euro uguale 4,12 somoni. Dai, vale la pena, lasci due somoni e via. La biografia di Carlo Conti, ottima idea regalo anche questa, con in omaggio la action figure di Carlo Conti, che dice 5 frasi diverse, fra cui l'esclusiva frase "Io sono Carlo Conti". Lo voglio. Un bicchiere d'acqua di Gucci, sì. Ma pieno o il bicchiere?
Sì, sì, è proprio acqua. Firmata. Ma è l'acqua di Gucci o è il bicchiere? No, è tutto insieme, è un pacchetto, è il bicchiere d'acqua. Quando dici, scusa, mi dai un bicchiere d'acqua? Ah, mi dai un bicchiere d'acqua di Gucci? Esatto, che quello è un po' rifatto. C'è il cubetto di ghiaccio con il logo di Gucci. Un soggiorno in una beauty farm di Cologno Monzese con 5 trattamenti omaggio, tra cui il massaggio con la paglietta delle pentole, la spremuta di salame e l'alluceterapia. Come si chiama per fare quel trattamento sulla pelle che lei? Lo scrub. Lo scrub, bravo. La luce, super scrub. La luceterapia è una variazione di quella che dice scusami, tiri il dito, te lo tirano giù. Un cacciavite di sicurezza per i bambini con un secondo manico al posto della punta. In omaggio, una vite e un tralcio. Che fai? La nuova versione che chiudiamo di Nintendogs per Nintendo DS con il controller manina per fare i grattini elettronici al vostro cucciolo e il controller paletta per raccogliere gli stronzi elettronici. Nel packaging deluxe, un omaggio. In omaggio anche uno stronzo vero. Bello. Però va a esaurimento. Mi piace. Quando sono finiti, non c'è nessun collegamento con lo stronzo vero. Bravo. È il momento del best del karaoke di questa prima parte di stagione 2010-2011. Partenza col botto. And down the blues. Let's down to the song they play on the radio. Ah, architetto, mi fai innamorare. Grande Mangoni, devo salutare un po' di gruppi di ascolto. Dopo la sigla. Buonanotte, buonanotte, gruppi di ascolto. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, gruppi di ascolto. Buonanotte, questa notte.